Diretta Entella Olbia 1-0 gol di Eramo. Diretta Entella Olbia 1-0 La partita di recupero della terza giornata di Serie C vede in vantaggio la squadra di casa. All'intervallo la Virtus Entella conferma il punteggio pieno nel girone A, e si appresta a vincere la sesta partita in altrettanti impegni, una marcia trionfale per i liguri di Roberto Boscaglia, che però dovranno ancora giocare tutto il secondo tempo e stare attenti alla reazione dell'Olbia. Che, peraltro, è già arrivata alla fine di questa frazione splendida azione personale di Seter, dai e vai con Ognisie e tentativo di semirovesciata con pallone che ha sorvolato di poco la traversa. Il gol del vantaggio per l'Entella lo ha invece firmato Mirko Eramo al 18 minuto, il centrocampista ha calciato da fuori area sul suggerimento di Nizzetto. La sfera ha rimbalzato ed è diventata di difficile lettura per Marson, che infatti è stato scavalcato. In seguito l'Entella ha anche avuto la palla per raddoppiare, ma qui è stato bravo il portiere dell'Olbia ad allungarsi sul velenoso sinistro a giro di Bio. Punto si va negli spogliatoi, tra poco scopriremo quello che succederà nel secondo tempo di questa interessante Entella-Olbia. Aggettivo di Claudio Franceschini, streaming video e diretta TV. Come vedere la partita non sarà possibile assistere alla diretta TV di Entella Olbia, che non viene trasmessa nel nostro paese. Tuttavia gli appassionati potranno seguire questa partita sul consueto portale elevensports.it, per il quinto anno consecutivo fornitore delle gare di Serie C in diretta streaming video. Bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. È possibile abbonarsi al servizio per una stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento. Entella Olbia 0-0 si comincia. Siamo pronti a vivere la diretta di Entella Olbia. Come sappiamo, la squadra ligure ha insistentemente chiesto la riammissione nel campionato di Serie B. Le sue ragioni erano legate alla posizione del Foggia, che nel torneo cadetto in corso è partito con 8 punti di penalizzazione. Il problema è che la decisione della giustizia sportiva fa riferimento a un'irregolarità dello scorso anno, dunque l'Entella, retrocessa sul campo dalla Serie B, ha ragionevolmente fatto domanda di salire di categoria, sulla base dell'eventuale retrocessione d'ufficio di un Foggia che, almeno secondo le carte presentate, non avrebbe dovuto essere in cadetteria. È stato però disposto altro, e allora la Virtus Entella si è trovata a dover giocare un campionato di Serie C con calendario più fitto di altre, avendo saltato tante partite e dovendole recuperare. Per ora però Roberto Boscaglia e i suoi ragazzi stanno comunque volando. Vedremo come si comporteranno oggi. Noi diamo subito la parola al campo, perché Entella Olbia comincia. Aggettivo di Claudio Franceschini. I precedenti nella storia di Entella Olbia troviamo 4 precedenti. Ma stiamo parlando di un periodo lontano, quasi 50 anni, per due stagioni consecutive dal 1970 al 1971 e dal 1971 al 1972. Le due squadre sono state infatti avversarie nel girone B di una Serie C che, anche allora come oggi, era unica. Punto nel primo di questi due campionati i liguri furono 11esimi e gli isolani 14esimi, entrambe le compagini dunque si salvarono. L'Olbia vinse in casa 1-0 pareggiando 3-3 a Chiavari. L'anno seguente vide invece l'Entella retrocedere in serie di ultimo posto con appena 2 vittorie e ben 20 sconfitte. 20 punti oggi sarebbero stati 22 in 38 giornate. Anche in questo caso i sardi si presero un successo casalingo, stavolta per 2-0 pareggiando in Liguria 2-2. L'Olbia arrivò non è in quel campionato, ben distante dalla capolista Ascoli, ma anche con un buon margine sulla zona retrocessione più 8 sulla San Giovannese terz'ultima. Da allora la società ligure ha impiegato 13 stagioni per tornare in Serie C, grazie alla promozione centrata nel 1985. Aggettivo di Claudio Franceschini. Orario e presentazione. Partita Entella Olbia, che viene diretta dal signor Stefano Lorenzin, è uno dei recuperi nella terza giornata del girone A della Serie C dal 2018 al 2019. Squadre in campo alle ore 1430 di mercoledì 21 novembre, con orario modificato rispetto a quanto era stato inizialmente previsto. La Virtus Entella è, almeno virtualmente, la capolista del campionato. Solo vittorie per la squadra ligure, che però ha giocato meno della metà delle partite previste. Per adesso sta volando, ma andrà ovviamente giudicata quando il calendario inizierà a diventare più fitto. L'Olbia invece sta conducendo un torneo sostanzialmente tranquillo, anche se alcune delle avversarie dirette per la salvezza hanno qualche gara in meno e dunque anche la posizione degli isolani non è certa. Restiamo in attesa della diretta di Entella Olbia, che ha una chiara favorita ma potrebbe anche riservarci sorprese. Risultati e precedenti. 5 su 5 per i biancazzurri. Inizia su questa premessa la diretta di Entella Olbia, che ci presenta una squadra che, con i titoli per chiedere la riammissione,